Estorsione a Taranto. Nella rete i padroni di Tramontone sono stati arrestati dai carabinieri Daniele Leone, Luca Fontana, Arcangelo Palombella, Giuseppe Liddi, Domenico Salamina, tutti finiti in carcere. Altri tre sono finiti invece ai domiciliari, Francesco Leone, Giuseppe Chiulli e Giovanni Longo. 8 ordinanze di custodia cautelare a firma del GIP del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto su richiesta del PM Remo Epifani. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione, con l'aggravante per alcuni di aver commesso i reati, seppur già sorvegliati, speciali. I precedenti che i soggetti avevano consentiva loro di ritenersi un po' una sorta di padroni, ecco, di Tramontone, che era l'area presso la quale la maggior parte dei soggetti vivono, e quasi garantirgli un'impunità. Raffaele Fitto, leader nazionale di Noi con l'Italia UDC, ha incontrato a Trani i cittadini iscritti e simpatizzanti del partito. Ad accompagnarlo il consigliere regionale Francesco Ventola, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale numero 4, Andria, Barletta, Canosa di Puglia e Trani. Ad accoglierli il coordinatore provinciale del partito nella BAT, onorevole Benedetto Fucci, il neo coordinatore cittadino Roberto Gargiulo e i consiglieri comunali Antonio Florio e Nicola Lapi. Stamattina sono stato in giro per aziende di questo territorio e quindi un tema centrale che viene spesso escluso e non considerato è quello del Mezzogiorno d'Italia. Dovrebbe diventare più centrale nel dibattito politico e anche più centrale nel centrodestra, dove magari l'interesse e l'attenzione verso questa parte del paese dovrebbe essere superiore. Insieme a questo, per quanto ci riguarda, i temi non sono quelli che ascoltiamo regolarmente, cioè le polemiche costanti e quotidiane su temi lontani di carattere ideologico, ma vorremmo parlare invece di cose vere e serie, di lavoro, di sviluppo, di tasse, di occupazione. Su questo ne abbiamo delle proposte concrete che all'interno di un centrodestra unito e compatto sui temi principali però vedono noi differenziarci, perché noi non siamo per gli slogan o le facili promesse, ma per le soluzioni vere e concrete. Noi con l'Italia UDC ha questo obiettivo e vorrei portarlo avanti. Sono stati 3 giorni di successo per la Puglia turistica alla Borsa Internazionale del Turismo tenutasi a Milano dall'11 al 13 febbraio. Grande affluenza di pubblico e addetti ai lavori nel padiglione 3 di Fiera Milano City, che ha visto la Puglia protagonista insieme alle principali realtà turistiche italiane. Numerosi gli appuntamenti in programma predisposti nello stand organizzato da Puglia Promozione con cooking show, degustazioni e incontri B2B. Novità dell'edizione 2018, l'accordo innovativo sul turismo fra Puglia e Lombardia per l'attuazione di un piano comune per la promozione e l'allungamento della stagione turistica. A raccontare le eccellenze del territorio, benvenuti in Puglia, l'iniziativa che ha presentato l'offerta turistica delle più importanti località pugliesi al pubblico, alla stampa e agli addetti ai lavori. Tra le iniziative più importanti, la presentazione dello spot della campagna di comunicazione multisoggetto e dell'intero coordinato grafico del brand del comune di Bari. Noi non siamo concorrenti, ma siamo complementari come regioni. I monti, il mare, i laghi, la bellezza della costa e poi la bellezza della cultura, così diversa tra un territorio e l'altro, ma anche così intrigante. Allora lavorare insieme per promuoverci insieme all'estero significa unire le migliori prassi dei due territori e puntare sulla formazione per qualificare sempre di più l'offerta. Ciascuno di noi ha molto da imparare, ma è bellissimo poterlo fare insieme e aiutare gli operatori ad organizzarsi, a promuoversi. Insomma, i pugliesi sotto il profilo dell'organizzazione credo che abbiano il piacere di lavorare con i lombardi, e i lombardi sotto il profilo dell'autenticità hanno, e dell'originalità hanno sicuramente anche piacere di lavorare con i pugliesi. Bari è la porta d'accesso a un territorio molto più vasto, 42 comuni dell'area metropolitana, 1.200.000 abitanti, più soprattutto Matera, che nel 2019 festeggerà l'anno della cultura europea essendone capitale, più i due grandi attrattori che abbiamo a nord e a sud di Bari, Castel del Monte e Alberobello, che sono patrimonio UNESCO esattamente come Matera. Insomma, siamo circondati dalla bellezza e siamo noi stessi una perla nell'Adriatico. Dobbiamo farlo capire, a questo servono gli strumenti di comunicazione, e attraverso lo spot che veicoleremo sul web nelle aree bersaglio europee ed extracomunitarie
sia attraverso una campagna multisoggetto che ci serve per far capire che Bari non finisce mai, una realtà ancora sconosciuta alla gran parte dei turisti, e siamo convinti che è la strada giusta. Sono state inaugurate a Bisceglie in piazza Armando Diaz, stazione Via Libertà, Lungomare, Via Padre Massimiliano Colbe e Via Giuseppe Di Vittorio, quattro nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici realizzati da E-Distribuzione nell'ambito del progetto Puglia Active Network PAN, cofinanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo del PAN è una gestione innovativa della rete elettrica di distribuzione pugliese per favorire l'integrazione della produzione da fonti energetiche rinnovabili, migliorare la qualità del servizio e supportare il crescente sviluppo della mobilità a zero emissioni. Dopo un taglio del nastro cui hanno preso parte il sindaco Vittorio Fata, che ha fortemente sostenuto il progetto sul suo territorio, Francesca Tagliaferro, project manager del PAN, e Albino Mazzone, responsabile e distribuzione zona Foggia BAT, le colonnine sono state rese disponibili per la ricarica dei veicoli elettrici. Beh, è un momento veramente molto bello per la città. Voglio ringraziare i dirigenti dell'Enel per aver accolto questa nostra istanza, questa nostra richiesta, e la prosecuzione delle politiche ambientali che noi ormai da un decennio a questa parte stiamo facendo a Bisceglie. Stiamo cercando di rendere la città sempre più vivibile e sempre più a misura d'uomo. In questi 10 anni l'avvocato Spina ha fatto molti investimenti nelle politiche ambientali. Io sono onorato di poter continuare questo percorso, così insieme alla pedonalizzazione del corso principale di Via Aldo Moro, insieme alla ZTL nel centro storico, abbiamo inteso dare un sostegno, un grosso contributo a chi utilizza i mezzi in maniera, diciamo, da un punto di vista ambientale eccellenti, e quindi la possibilità di far caricare con 4 colonnine che si aggiungono a quella già esistente, a quelle già esistenti, a far caricare le macchine grazie all'Enel, ai dirigenti dell'Enel che ci hanno dato questo contributo. Caricheranno qua le macchine elettriche, credo che in più posti di Bisceglie. Questa è la più bella risposta a chi vuole fare politiche ambientali, a chi vuole agire nei confronti dell'ambiente e tutelare il proprio territorio. Puglia Active Network è un progetto strategico di e-distribuzione. Considerate che probabilmente è il progetto più grande che la nostra società ha in piedi in questo momento. È stata scelta la Puglia perché, come sicuramente tutti sanno, è una delle regioni con la maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili. Per cui è una regione dove la rete ha bisogno di essere in qualche modo potenziata per poter accogliere l'energia dalle fonti rinnovabili senza però compromettere la qualità del servizio. Il PAN consente di fare questo. Noi stiamo riqualificando tutta la rete regionale, quindi stiamo intervenendo su oltre 8.000 cabine tra primarie e secondarie, e stiamo anche realizzando nell'ambito appunto della rete elettrica di e-distribuzione una infrastruttura per le ricariche elettriche, quindi le ricariche delle auto elettriche, che sia distribuita su tutta la regione. Bentrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Diamo insieme uno sguardo alla giornata di martedì, che vedrà solo qualche isolata notte instabile attardarsi all'estremo sud, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma in miglioramento anche qui entro la serata. Buono invece altrove, arriva un anticiclone dalla Spagna a interessare tutte le nostre regioni, quindi tra martedì e mercoledì bel tempo prevalente con ampio soleggiamento. Assenza di fenomeni, ce lo conferma anche questa mappa della nuvolosità, un po' di variabilità al mattino l'estremo sud, come detto il basso Tirreno, ma piano piano la perturbazione si muove verso la Grecia, altrove ampie aperture in compagnia dell'anticiclone. E difatti la prossima mappa ci fa vedere l'ampio soleggiamento su tutte le regioni centro-settentrionali, anche la Sardegna. Gli ultimi fenomeni all'estremo sud, temperature nel pomeriggio non particolarmente fredde per essere pieno gennaio. Aggiornamenti sull'app di Trevi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In pianura, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In pianura, bel tempo, con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli molto nuvolosi o coperti. In pianura, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In pianura, schiarite alternate a nubi sparse.